portare da qualche parte. Ed è per questo che Dario, ma non solo, ha posto l'accento per l'appunto sull'aspetto balistico. Da questo punto di vista sottolineo che un conto è far partire un missile balistico, farlo uscire, diciamo farlo andare nella stratosfera e farlo cadere in mare in un punto imprecisato, e un conto è portarlo a bersaglio, magari su una città, che può sembrare un obiettivo grosso, ma non lo è per un missile che viaggia a 5.000 km all'ora. Sicché che la Corea del Nord sia arrivata a questo livello di sofisticazione del proprio programma missilistico è finora indimostrato, o quantomeno non lo sappiamo. Il secondo elemento, che credo sia stato accennato ma anche molto importante, se è vero che il programma nucleare senza programma missilistico, diciamo, serve relativamente a poco, e se è vero che il programma, diciamo, il missile deve essere preciso, è pur vero che la testata nucleare deve essere sufficientemente miniaturizzata per poter essere messa sul missile, e questo non è una cosa proprio così facile da fare. Questo non vuol dire che la Corea del Nord non sia arrivata ben oltre, diciamo, la soglia tecnica che gli Stati Uniti giudicavano accettabile dal punto di vista della potenziale minaccia, o viceversa, vista dal punto di vista nordcoreano, della capacità di deterrenza nucleare. Ma questo non vuol dire, e questo vale per la Corea del Nord, ma anche per altri contesti in cui c'è un programma nucleare in corso, che la Corea del Nord sia a tutti gli effetti una potenza nucleare fatta, compiuta dal punto di vista bellico. Quindi anche su questo cerchiamo di porre attenzione, e non è sempre facile perché molto spesso ciò che leggiamo normalmente non è sufficientemente preciso e dettagliato su questi aspetti, ma cerchiamo anche di porre attenzione a questi che sono aspetti sì tecnici da addetti ai lavori, ma che fanno poi la differenza nei calcoli strategici sul che fare e quando farlo, quando c'è di mezzo per l'appunto un programma nucleare. Su questa, come dire, notazione ingegneristica, di cui mi scuso anche perché non sono un ingegnere, non ancora, ma infatti dopo il panel pensavo appunto di completare, di riempire questa mia lacuna, io vi saluto e vi do appuntamento alle ore 16, quando il sottoscritto, per vostra sfortuna, modererà un altro panel di natura diversa, perché ci piace spaziare, intitolato Capitalismi contro. Contro chi o contro cosa lo scoprirete se e quando verrete. Grazie.